Buongiorno, buongiorno da Onda TG, in apertura subito la situazione Covid, ancora sorvegliati e positivi, libera uscita, si continua a sfidare il virus. A quasi 2 anni dallo scoppio dell'emergenza pandemica in atto, nuove segnalazioni sono giunte nelle ultime ore alle autorità preposte. Sentiamo meglio nel nostro servizio. Ancora sorvegliati, libera uscita dopo quasi 2 anni dall'inizio dell'emergenza pandemica in atto. Incredibile ma vero. Nelle ultime ore sarebbero infatti arrivate alle autorità preposte, anche se informalmente, alcune segnalazioni di soggetti che, seppur sottoposti a monitoraggio sanitario della ASL, perché positivi o in quarantena, sarebbero usciti a fare 4 passi in pubblica via come se nulla fosse, in spregio a tutte le regole del buonsenso, nonché alla normativa di riferimento per il contenimento del contagio da Covid-19. Si tratta di due o tre casi che per il momento sono stati riferiti solo per le vie brevi. Le forze dell'ordine nei prossimi giorni comunque potrebbero intensificare controlli sul territorio, sia su questo fronte che sulla filiera del Green Pass, alla luce delle ultime impennate sulla curva epidemiologica, che dopo la pausa dei server bloccati tornano ad occupare i bollettini dell'azienda. Il positivo, la persona che si trova in quarantena, in caso di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, rischia di essere deferito all'autorità giudiziaria. La questione però non è solo giuridica, molto molto di più. A 2 anni dallo scoppio dell'emergenza, alcuni meccanismi dovrebbero essere ormai collaudati o dati per scontato. Certo, il condizionale è d'obbligo. Infatti, almeno in taluni casi, si è persa la consapevolezza del rischio che non agevola il superamento dall'emergenza. Nessuno può definirsi Highlander del contagio, con o senza vaccino. Il recupero della responsabilità personale è quanto mai doveroso in questa fase della pandemia. È ancora in corso il riallineamento dei dati un po' su tutto il territorio regionale, come pure si registra un fisiologico ritardo nel processo dei 112 tamponi che sono stati svolti nella giornata del 4 novembre, sono in lavorazione presso il laboratorio dell'ospedale di Avezzano. Il sistema regionale di riferimento, comunque, dopo il blocco dei flussi informatici che si è verificato nei giorni scorsi, ha captato i referti Covid, per cui sono stati messi a referto i vecchi casi. Con tanto di virgolette, sono ben 39 i nuovi casi di Covid-19 sull'intero territorio Peligno Sangrino, un'impennata ampiamente annunciata, in qualche modo anche attesa dalle addette lavori, perché la gran parte dei nuovi contagi sono collegati ai fronti esistenti tracciati dal servizio di prevenzione ASL, che ininterrottamente continua a lavorare. Certo, non mancano sorprese, arriveranno probabilmente nei prossimi giorni, perché sono state segnalate nel frattempo anche delle positività con il test antigenico rapido, però è ancora presto per parlare di una stabilizzazione, di un assestamento del quadro epidemiologico. Si sta lavorando in tal senso. Resta contenuto o pressoché nullo il tasso di ospedalizzazione nell'area Peligno Sangrina, perché su oltre 200 attuali positivi, numeri da capogiro, è proprio il caso di dirlo, solo 9 sono attualmente degenti negli ospedali. Nelle ultime 24 ore si è aggiunto all'elenco un settantenne residente a Sulmona che ieri sera, dopo la diagnosi effettuata nell'area grigia del locale nosocomio, è stato trasferito nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Avezzano, dove sono stati presi in carico la quasi totalità dei pazienti Covid che poi hanno avuto bisogno della terapia specifica con il ricovero ospedaliero. L'obiettivo è anche quello di accelerare con le terze dosi, di convincere anche gli indecisi del vaccino con la prima inoculazione. Oggi sono 188 i vaccini somministrati nel lab dell'Incoronata, che, come già annunciato, da lunedì avrà un nuovo responsabile. Però il recupero, l'allineamento dei dati continua, quindi avremo modo di conoscere il totale dei positivi, dei sorvegliati, e soprattutto verificare se questi 39 nuovi casi Valle Peligna e Alto Sangro sono in qualche modo, come detto, legati ai soggetti già inseriti nella rete della sorveglianza attiva dell'ASL. Quindi avremo modo, come di consueto, di fare il punto della situazione nelle prossime ore sul nostro sito internet www.rv.rv o comunque nell'edizione serale di Onda TG. Cambiamo argomento, torniamo all'inchiesta sull'assenteismo a Palazzo, i cosiddetti furbetti del cartellino, perché risarcimento ordinato dal tribunale non arriva, e allora l'avvocato pignora i conti del comune. Sentiamo che cosa è successo nel nostro servizio.
Il tribunale di Sulmona aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, condannando il comune a corrispondere in favore del dipendente l'indennità a titolo di risarcimento del danno, ma l'ente non ha ancora erogato le somme dovute né al diretto interessato né al suo legale, nonostante l'ordinanza del giudice del lavoro, Alessandra De Marco, divenuta nel frattempo esecutiva. Per questo per il comune di Sulmona scatta un altro pignoramento da 25.000 euro. L'operazione è stata eseguita dall'avvocato Alberto Paolini, che aveva chiesto invano agli uffici di Palazzo San Francesco di riconoscere gli emolumenti dovuti per le spese processuali e per il risarcimento all'ormai ex dipendente collocato a riposo. Il legale è stato quindi costretto a iscrivere in via telematica al tribunale di Sulmona il pignoramento presso terzi. Al momento il comune ha provveduto solo a dare mandato agli uffici di corrispondere la somma di circa 11.500 euro a favore dell'avvocato Valerio Speziale, che ha rappresentato l'ente in giudizio, rispetto alla liquidazione del giudice pari ad euro 4.500 oltre accessori, una causa che l'ente peraltro non ha nemmeno vinto. Il tribunale di Sulmona, con sentenza del 31 marzo scorso, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento del dipendente comunale per inerzia del comune, perché il provvedimento disciplinare è stato avviato a tempo scaduto. La sentenza è quindi diventata esecutiva. L'avvocato Alberto Paolini, che ha assistito il dipendente ora in pensione, aveva presentato istanza per il pagamento delle spese legali e per il risarcimento che il comune dovrà versare al ricorrente. Un risarcimento che consiste in 4 mensilità che l'uomo non ha percepito prima del collocamento a riposo, 4.500 euro ai quali vanno aggiunti i contributi previdenziali e oltre 6.000 euro di spese legali. Nel testo dell'ordinanza il tribunale rimarca l'inerzia del comune, che ha reso il provvedimento disciplinare del tutto illegittimo. E intanto ben 14 cittadini scrivono al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l'annosa questione, diciamolo, della discarica dei veleni di Bussi sul Tirino. In un paese che vuole dirsi civile, non si vive in un territorio martoriato dall'inquinamento, non si continua a essere esposti a sostanze pericolose, non si aspettano anni e anni per una risposta nei processi. Con queste parole 14 cittadini abruzzesi hanno scritto al Capo dello Stato una lettera aperta sulla causa in sede civile per il risarcimento dei danni del disastro ambientale di Bussi. Il procedimento, come fanno notare i cittadini, è inspiegabilmente fermo da ben 2 anni al Tribunale dell'Aquila, con il giudice che non decide su un'eccezione procedurale sollevata dai legali di Edison. La lettera è stata inviata anche ad alcuni ministri per conoscenza. A rendere nota la missiva il forum H2O Abruzzo, che ricorda come il Ministero della Transizione Ecologica e la Regione Abruzzo nel 2019 abbiano intentato causa nei confronti di Edison, chiedendo sulla base di perizie dell'ISPRA e dell'Istituto Superiore di Sanità oltre 1 miliardo di euro di risarcimento. Torniamo a Sulmona per parlare di centro storico. La ZRTL, l'area pedonale urbana, scatta il nuovo orario, quindi entra in vigore l'orario invernale, non senza sorprese. Il nostro servizio. Altro giro e altra corsa. Da ieri 5 novembre sono in vigore gli orari invernali di ZTL ed APO nel centro storico sulmonese, così come previsto nell'ultima delibera di giunta comunale dell'era Casini. L'area pedonale si attiva dalle 10 alle 14 e dalle 17.30 alle 22 nei giorni della settimana, da lunedì al venerdì, dalle 10 del sabato ininterrottamente sino alle 4 del lunedì, nei festivi infrasettimanali, nel periodo natalizio dal 27 dicembre al 6 gennaio. Per cambiare la segnaletica verticale, gli uffici di Palazzo San Francesco hanno dovuto erogare una somma di circa 400 euro per applicare la nuova cartellonistica in prossimità dei varchi attivi. Certo è che il cambio dell'orario non ha risparmiato i soliti disagi, soprattutto nell'adeguamento dei varchi alle nuove fasce. Ieri, ad esempio, il varco di Piazza Tresca segnava non attivo, con un conseguente afflusso di auto in corso video. Va comunque ricordato agli automobilisti che fa fede la segnaletica, per cui transitare in spregio alle regole comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa in caso di accertamento da parte della pattuglia della polizia locale. La regolamentazione del traffico in centro storico è un banco di prova per la nuova amministrazione, per cui in vista del Natale sicuramente ripartiranno le interlocuzioni del caso.
E si chiude oggi la 39esima edizione del Sulmona International Film Festival nella ormai familiare cornice del cinema pacifico. Il pomeriggio di oggi inizia alle 17:30 con la presentazione dei cortometraggi internazionali vincitori nelle varie categorie di concorso. Il programma prevede un evento speciale, la proiezione in anteprima di un estratto del film documentario Carne e Ossa, diretto da Roberto Zazzara. Ancora in fase di lavorazione, il film indaga su un evento che da secoli si tiene a Pacentro, la Corsa degli Zingari. Storia dei partecipanti e leggende esplora le motivazioni profonde, il mistero di un rito che sembra fluttuare nel tempo, seppur uguale eppure diverso. Carne e Ossa è prodotto da IFAG Local Film in associazione con Sulmona Cinema con il contributo della Regione Abruzzo. Insieme al regista, a parlare del progetto saranno il produttore Cristiano Di Felice, il produttore associato Marco Maiorano e il presidente dell'associazione Corsa degli Zingari Giuseppe De Kellis, che negli ultimi 4 anni ha dato anche un tocco internazionale a questa manifestazione. Durante la serata l'attrice Antonella Caroni omaggerà nell'anno Dantis il sommo poeta con la lettura del 33° canto del Paradiso. I celebri versi della Divina Commedia sono a tutti noti per la chiusa in cui viene descritta la visione di Dio, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Il secondo intervento sarà un tributo a Giorgio Gaber, in scena le parole tratte dal monologo che esplora la natura dell'amore, proponendone una modifica nel nome in La Cosa. Antonella al cinema ha partecipato a film di Alessandro Piva, dei Fratelli Desserio. Presto tornerà sul grande schermo nei panni di Perfidia, nella saga Campione d'incassi Me contro te. Per scoprire tutti i premiati della 39esima edizione, l'appuntamento, come detto, è oggi alle 17:30 al Cinema Pacifico. A seguire dalle 22:30 a Spazio Pingue si terrà il concerto spettacolo Ci facciamo un film della band La Maladitta, composta da Lorenzo Lunci, Alessandro Letteri, di Gian Antonio Angelo Melone. L'ingresso è libero fino al raggiungimento della capienza nella sala. E ora la maestra Highlander merita questo appellativo perché ha spento oggi ben 106 candeline e ha festeggiato facendo la spesa al supermercato. È proprio così, vediamo nel nostro servizio. Il giorno del suo compleanno lo ha trascorso, come al solito, facendo la spesa nel supermercato vicino casa. Ma lei è una cliente speciale, per non dire unica, grazie alla veneranda età che può ancora vantare, tanto che i titolari del supermercato hanno deciso di prepararle una gradita sorpresa con tanto di torta e musica. Mamma, son tanto felice. Speciale la nostra maestra, è vero? È una cliente speciale, specialissima. È un po' la sua seconda casa, il supermercato. Certo. Quindi voi le avete preparate? Una volta alla settimana lei viene, noi portiamo la sedia perché già sappiamo che arriva, la facciamo accomodare e lei dialoga con noi, con Che tutti bello. noi. Un modo sicuramente singolare per festeggiare i 106 anni di nonna Giuseppina Patriarca, originaria di Montorio al Vomano, aquilana d'adozione, la città dove si trasferì all'età di 2 anni insieme con i suoi genitori. Poi il tremendo sisma nel 2009 ha costretto Giuseppina a trasferirsi a Sulmona, a casa di una pronipote che l'ha accolta con sé, con la quale vive attualmente. Nonostante l'età ultracentenaria e i gravi disagi sopportati a causa della terribile esperienza del terremoto, Giuseppina conserva i tratti di una donna pienamente lucida e sempre dinamica anche nel corso di un'altra emergenza che è quella del Covid. Una tempra invidiabile, 3 dosi di vaccino per combattere il virus, una memoria da consegnare agli annali. Tiritella. Impossibile l'amore in lontananza, non c'è gusto né sostanza, solo uno guarda. Non te posso dare un pizzico, un vaso, pastrato, mi metti l'imanato, tu mi fai crepare. Beh, del resto, non fa niente. Con l'amore che ti porto, ogni cosa mi sopporta. Sacrificio, patvinte, ma ad avvenirlo giorno mi pigli la vantaggio. E allora mi davano sicurezza di trattarmi così.
Tanti auguri alla maestra ultracentenaria che merita l'appellativo di nonna Highlander. Nel suo stesso palazzo condominiale di via Salvemini la coincidenza ha voluto che la vita resiste. Oggi la festa per nonna Giuseppina di 106 anni e in contemporanea un fiocchio rosa perché è nata Ludovica, l'alfa e l'omega. La vita resiste in un momento non facile. I film in programmazione alla Multisala Igiola di Golfinio Eternals con due proiezioni 18 e 10, 21 e 10, Freakouts 18 e 10, 21 e 10, La famiglia Adams alle 18 e poi in corso, come sapete, al Cinema Pacifico il 39esimo SIF. Prima di chiudere io vi ricordo, anzi vi invito a visitare il nostro sito internet www.ondaTV per restare aggiornati su tutte le notizie. Davvero tutto per questa edizione, grazie per aver scelto Onda Rigi che come di consueto torna questa sera intorno alle 20 circa. Tutti buon pomeriggio.